Ciao a tutti, bentrovati sul mio canale. Se siete nuovi, ben arrivati. Io sono Natasha e questo è Witchcraft 80. Io oggi volevo parlare, introdurvi in maniera un pochino più dettagliata alla lavorazione a pannello. Ho visto che c'è un po' di confusione su come azionare la macchina, perché magari alcuni punti cadono, quindi magari è arrivato il momento di vederlo un pochino insieme, un pochino più nel dettaglio. Non farò nessun lavoro finito, quindi non dovrebbe essere un video troppo lungo questo, però proprio per farvi vedere come iniziare un lavoro, le varie tecniche, eccetera. Ora, la lavorazione a pannello si crea quando giriamo la macchina in entrambi i sensi. Quindi non facciamo mai un giro completo della macchina, ma scegliamo solo un numero limitato di aghi e poi si fa avanti e indietro. Quindi la macchina lavora avanti e indietro creando solo un pannello anziché un tubo chiuso. Ogni macchina, io sto dimostrando questo su una Sentro 40 aghi, però ogni macchina, che sia la Sentro, che sia l'Addi, ha una levetta laterale o da una parte o dall'altra, dove c'è di solito la dicitura T e P, tubo, pannello, tube, panel. Questo determina come gira la macchina. Ora, adesso al momento è su tubo, quindi io posso fare un giro completo, più giri completi. E non c'è problema, ok? Fate sempre riferimento all'ago nero che è l'inizio e fine del giro, che è il mio ago numero 1. Se io lo metto sul pannello, come vedete, mi limita il giro, quindi io adesso sono di nuovo al lago nero, vado avanti, giro, giro, giro la manovella e poi non mi fa più andare avanti. Arriva fino a 3 aghi dopo lago nero, 3 aghi che poi non fanno nulla perché non scendono completamente e mi costringe a tornare indietro. Questo significa che se io volessi fare il massimo di aghi disponibile per il pannello, posso farlo per il totale degli aghi della macchina meno i 3. Questi 3 aghi servono solamente ad aiutare il primo e l'ultimo del pannello a tirar giù il filato. Ora, con l'esperienza, vi troverete che molto spesso lo switch della levetta per tubo e pannello non la utilizzerete neanche più. Intanto è inutile lì dove fate una lavorazione a pannello con un numero molto più piccolo di aghi, a meno che non volete iniziare o finire dal primo ago e lì vi crea lo stop o in un verso o nell'altro, ma solo in un verso, solo da una parte. Però, se uno volesse fare solo, non so, un 5 aghi, li può fare in qualsiasi punto della macchina e la levetta diventa inutile, cioè la selezione del lavoro a pannello non è più necessaria. Ora, quando si lavora a pannello, ogni passaggio avanti e indietro viene contato. Quindi, come noi contiamo i giri nella lavorazione a tubo, ogni passaggio è, appunto, va contato. Il problema delle macchine Sentro, anzi, specialmente della 48, perché è l'unica che esce fuori con il contagiri, è che lì il contagiri funziona solo in un verso solo. Quindi, quando passate poi, tornate indietro, il contagiri non conta. Mentre per chi ha l'Addi, sì, questo
è una funzione molto utile sull'ADI, che il contagiri conta in entrambi i sensi. Per la Sentro, tutte le altre macchine non hanno neanche il contagiri preinstallato, quindi dovete comunque trovarvi un qualcosa del genere che funziona con la calamita. Quindi, quando ci troviamo a fare questo discorso di lavorazione a pannello, specie quando poi parliamo di un numero limitato di aghi, è bene sempre cercare aghi che non siano troppo distanti dalla calamita. Perché almeno così, quando andiamo avanti e indietro, la mia calamita è qui, andiamo avanti e indietro, ovviamente siamo sicuri che la calamita permette di contare i passaggi in un verso o nell'altro. Ora, come iniziare un lavoro? Il lavoro si inizia sempre e comunque alla stessa maniera. Quindi, lì come lo fate per una lavorazione a tubo, lo fate anche per la lavorazione a pannello. L'unica differenza è che per la lavorazione a tubo si dice sempre che devi finire il giro con il filato dietro l'ultimo ago. Se il filato non finisce dietro l'ultimo ago quando fai la lavorazione a giro, quindi quando fai le fondamenta di tutto il giro della macchina, hai sbagliato qualcosa. Ovviamente per la lavorazione a pannello questo non è il caso, nel senso qui dipende solo da quanti aghi si vuole lavorare. Ora, lì dove prendiamo un numero pari di aghi, il filato finisce dietro, all'ultimo ago. Lì dove si vuole fare un numero dispari di aghi, il filato finisce davanti. Quindi, ovviamente, lì potrebbe sorgere un po' di confusione. Però vediamolo insieme. Vediamo se riesco a zoomare. Se no. No, così. Spero riusciate a vedere. Quindi, quando andiamo a fare la lavorazione a pannello per un numero paro di aghi, diciamo adesso facciamo un esempio su 8 aghi. Quindi iniziamo dal primo, ma non necessariamente il primo, possiamo iniziare anche qui, non ci interessa. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Sempre andando avanti e indietro. E ovviamente sul numero paro del lago io finisco dietro. Ora, quando siamo arrivati a questo punto, quello che dobbiamo fare è portare il filo, quindi continuare a girare nello stesso verso. Questo è il lago numero 8. Portare il filo al di sotto. Di questo spessore, quindi questo era il nostro ago numero 8. Io devo portare il mio filato sotto questo spessore qui, questo divisore qui. Una volta che il filato è sotto, posso tornare indietro, facendo sempre attenzione di mantenere una tensione sufficiente affinché l'ago numero 8 catturi il filo e lo porta sotto. E poi continuiamo con il resto degli aghi fino ad arrivare a quello che era il nostro ago iniziale. Anche qui stessa cosa, il nostro ago iniziale porta il filo sotto, però ora dobbiamo tornare indietro. Per tornare indietro dobbiamo far sì che il nostro filato vada sotto lo spessore alla fine del passaggio e poi torniamo indietro. Ora, quando si torna avanti e indietro sugli ultimi aghi da una parte e dall'altra,
specie sui primi giri, si creano situazioni del genere, dove il filato magari non scende correttamente. Quindi qui è il momento in cui bisogna fare veramente molta attenzione, andare molto piano. Ora ha catturato il filo, continuiamo. Perché questi aghi qui sono quelli che normalmente, se facciamo cadere un punto, è dove cadono. In più sono aghi dove si crea molta più tensione del solito, almeno iniziale, quindi bisogna dargli una mano. Quindi siamo arrivati al nostro ultimo ago, portiamo il filo sotto questo spessore. E torniamo indietro. Voglio farvi anche notare una cosa che più è grande il numero di aghi che si utilizza e tra virgolette più facile è il pannello. Quando il numero di aghi è veramente piccolo, il pannello, anche se ovviamente è molto più veloce da fare, diventa un pochino più non voglio dire complicato, però ha bisogno di più attenzione perché è più facile che poi un punto cada. Quindi fate attenzione, prendetevi il tempo e andate avanti e indietro. Se doveste far cadere un punto, lo si aggiusta nella stessa maniera in cui l'avreste aggiustato su un tubo. La procedura non cambia, però se vi prendete il tempo e fate attenzione, si evita proprio il passaggio di dover aggiustare qualcosa. E continuate. E vi ricordo come la lavorazione a tubo, il primissimo passaggio di fondamenta non si conta nel progetto. Si comincia a contare al passaggio successivo, quindi quando si torna indietro. Il trucco è sempre far sì che il filato vada sotto questi spessori. Vada sotto questi spessori qui. Prima di tornare indietro, perché creano quella giusta tensione affinché l'ago catturi il filo. Ad esempio, un'altra cosa a cui va fatta molta attenzione, vediamo se riesco a farvela vedere. Non so se riuscite a vederla, io spero di sì. Qui io stavo per portare giù il filato completamente, però il filato quello sotto, che dovrebbe andare intorno ai dentini rosa, non è sceso completamente, quindi io sto per tirare sotto sia il filato da lavoro, questo, che quello sottostante. Al mio ritorno, se io non me ne fossi accorta, avrebbe creato un difetto nella maglia. Quindi quella è un'altra cosa a cui dovete fare attenzione. Ora, per aggiustarla, si può tornare indietro, però fate sempre attenzione all'ago accanto, perché quello è il momento, ovviamente si alza questo, ma si alza anche questo qui. Se si alza questo e non ve ne accorgete, lì è il momento in cui potete perdere un punto. Portiamolo giù. Il filato deve scendere sotto questo spessore qui.
E torniamo indietro. Poi, una volta che, ovviamente dipende un po' dalla macchina, un po' dal filato, però normalmente quando già avete accumulato un po' di passaggi, la lavorazione diventa un pochino più spedita perché si crea la giusta tensione, si crea il giusto peso. Però lo vedrete anche voi nel momento in cui lo fate, quanto è facile lavorare il filato che state utilizzando. Ok. Ora, per togliere il filato, lo potete fare come si fa per i cappelli, quindi raccogliendo punto a punto. Dipende anche da quello che state facendo, no? Quello non è, diciamo, un qualcosa di comune. Perché ovviamente molto dipende dal progetto stesso, però se doveste trovarvi che dovete raccogliere i punti dalla macchina, si fa in questa maniera. Quindi avete fatto l'ultimo passaggio, ora togliete il filato dalla macchina, continuate a girare la manovella fino a quando non rilasciate i punti. In questo caso qui si parte proprio dal primissimo. Ho scelto un ago troppo grande. Quindi dicevamo, si parte proprio dal primissimo punto, si raccoglie e a seguire tutti gli altri. Ovviamente raccogliere i punti in questa maniera è perché vi permette poi di arricciare il lavoro, per quello vi dico che dipende da quello che state facendo. Però eccola qui, la lavorazione a pannello. E per la lavorazione a pannello si ha sempre un lato con i punti a dritto e un altro con i punti a rovescio. Come ogni pannello, vi troverete a dover combattere con le arricciature, quindi nel momento in cui tirate i suoi punti per aggiustarli, i lati cominceranno ad arricciarsi. I lati sopra e sotto cominceranno ad arricciarsi. I modi in cui si può combattere l'arricciatura è fare dei bordini magari all'uncinetto o bloccarlo con il vapore. Ora vediamo cosa succede. Questo abbiamo fatto una lavorazione ad aghi a pannello, scusate, con un numero paro di aghi. Vediamo che succede quando abbiamo necessità di farlo con un numero dispari. Quindi, con un numero dispari di aghi, a questo punto partiamo dal primo ago, ma vi ripeto, dipende da quanti aghi fate, è indifferente. Allora, ne abbiamo fatti 8 adesso, ne facciamo 9. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E portiamo il filato all'interno della guida.
Ok? Quindi questo è il mio ultimo ago che deve lavorare. Per far sì che questo ago lavori, ovviamente deve portarsi sotto il filato. E come prima, il principio è che questo vada sotto e il filato vada sotto questo spessore alla fine. Vi ricordo, questo passaggio non si conta. Si comincia a contare da questo, dal ritorno. Quindi il filato adesso è sotto questo spessore, noi possiamo adesso tornare indietro. Al passaggio, questo qui, il filato che abbiamo tirato sotto prima va intorno ai tuoi dentini rosa. Il filato di lavoro va sotto l'uncino. E continuiamo. Anche qui, questo è l'ultimo ago. Il filato di lavoro deve andare sotto questo spessore prima di poter tornare indietro. E come prima, si va piano, si fa attenzione agli aghi alle due estremità, si fa sempre attenzione che il filato vada al di sotto dello spessore del divisore e cerchiamo di mantenere una tensione che sia costante, non troppo lenta, ma neanche troppo dura, altrimenti la macchina fa fatica. E si continua ad andare avanti e indietro. Né più e né meno. Ed è come abbiamo fatto fino adesso. Solo che invece di fare 8 aghi ne stiamo facendo 9. Ok, ora vi faccio vedere come funziona la lavorazione a pennello lì dove voleste utilizzare la P, quindi l'interruttore sul lato della macchina, e utilizzare il numero di aghi disponibili sull'intera macchina. Premesso, le macchine normalmente tendono a cedere quei 4-5 aghi per dare appunto la possibilità della lavorazione a pennello. Quindi intanto vediamo come faremo normalmente e in questo caso il mio verde sarà la mia lana di scarto. La lana di scarto è consigliabile sulla lavorazione a pennello sia a inizio che a fine progetto, salvo indicazioni diverse del progetto che state seguendo, perché vi permette poi alla fine di rifinire quelli che sono i bordi con un punto all'uncinetto. Quindi è sempre consigliabile usare la lana di scarto. In questo caso sto utilizzando il verde come tale. E l'inizio è lo stesso per qualsiasi progetto. Quindi si va dal primo ago, avanti e sotto l'uncino, dietro il secondo, e vice, così via, andando avanti. Fate attenzione a non saltare aghi. Ok, e io sono arrivata a fine del giro. Mi metto un pesino qui giusto per tenere un pochino di tensione. Però eccoci. Se provo a continuare, il mio filato non va più da nessuna parte. Non mi gira più, quindi sono costretta a tornare indietro. Ora, come vedete però qui, il mio ultimo ago tendenzialmente sta per raccogliere il filo, ma a me serve che questo filo vada al di sotto dello spessore, quindi gli do una mano e comincio ad andare indietro.
La macchina ha già di suo fatto sì che alcuni aghi facessero cadere il punto. Non posso fare altro che tornare indietro. Torno indietro. Fate attenzione al penultimo, vedete? Ha lasciato anche qui il punto. Ora torniamo indietro. La lana di scarto è comoda anche per questo, perché poi avviate il lavoro senza compromettere quello che è il progetto principale. Arrivo qui, non posso più andare da nessuna parte. Torno indietro. Il mio ultimo ago è quello che mi permette di portare il filato sotto e torno indietro. Quindi, come vedete, la macchina ha rilasciato e tenuto liberi, tenuto vuoti, 5 aghi, 1, 2, 3, 4 e 5. Questo succede appunto quando si utilizza l'intera circonferenza, quindi il numero massimo di aghi utilizzabile, con l'interruttore a pannello. Come vedete qui l'ultimo ago è riuscito a catturare al giro precedente. Questo è uno dei motivi per cui a me non piace utilizzare la funzione a pannello e lasciare che la macchina determini quando fermarsi, perché basta semplicemente che la tensione cambi e l'ago che inizialmente la macchina aveva deciso, tra virgolette, di lasciare vuoto, finisce che poi raccoglie il filo. Ora vediamo che succede se io la lavorazione la faccio senza l'interruttore. Qui sto cercando di togliere il filato. Quindi io ho rimesso la funzione a tubo. Ok. Ricominciamo dal nostro primo ago e io voglio vedere quanti aghi riesco a fare senza la limitazione della macchina. Ovviamente so che non posso farli tutti, perché comunque degli aghi vuoti mi servono. Diciamo che io arrivo fino alla fine. Io qui la sto testando con voi, eh? Ora, io devo avere il filo sotto affinché mi permette di tornare indietro. Torno indietro.
Questo me lo sgancia a prescindere. Quindi io ho il filato qui. Torno indietro. Io voglio far sì che il mio ultimo ago lavori, quindi senza, diciamo, il blocco del pannello, io riesco ad andare quel tantino piccolo in più in là che mi serve per assicurarmi che l'ago agganci il filato da lavoro. E torniamo indietro. Quindi io in tutta onestà vi consiglio di cominciare a fare pratica già senza l'utilizzo del pannello, della funzione pannello, perché a volte quella è quella che crea più problemi. Ovviamente dovete fare attenzione quando arrivate alle due estremità per non andare oltre, per non impattare un'estremità all'altra. Però tanto dovete comunque fare attenzione che non facciate cadere punti, eccetera. Quindi, diciamo, non è un lavoro in più. Quindi, come avete visto, io ho iniziato questi passaggi con la lana di scarto senza l'opzione a pannello ed è stato una lavorazione facile già dal primo passaggio, mentre prima con la lavorazione a pannello aveva fatto cadere un ulteriore ago, poi l'aveva ripreso, perché dipende sempre dalla tensione e da quanto riesce poi a far cadere il filato sotto. Quindi io onestamente la lavorazione, l'interruttore sul pannello non lo utilizzo mai. Ora, visto che appunto parliamo di lana di scarto, diciamo che siamo arrivati al numero di passaggi per noi sufficiente e adesso è ora di inserire il filato da lavoro. Quindi io taglio il mio filato da scarto. Ok, prendo il mio filato da lavoro, in questo caso siamo un rosso, sperando che non dia problemi, perché di solito i rossi so perché lavorano un po' così, ed è come un cambio colore. Cioè, che si lavora in cerchio o si lavora a pannello, nel momento in cui si fanno queste operazioni cambia veramente poco. Le due code devono essere sullo stesso lato del lago sul quale si sta cambiando il filo. Il filato nuovo da lavoro va al di sotto dell'uncino per essere raccolto e portato sotto. Diamo una piccola tirata iniziale per aggiustare la tensione e si continua così.
poi si torna indietro. Ora, se volete avere un pochino più di controllo iniziale sui filati, questi qui, quando c'è stato il cambio, perché ovviamente i punti all'inizio sono molto più lenti, mettetevi una mollettina, nulla di più. Quindi ora sapete che sulle sentro, per diciamo stare tranquilli e fare una lavorazione a pennello in maniera corretta, vi dovete lasciare 4 aghi liberi fra un'estremità e l'altra. Come vedete, il primo ago è stato già rimosso dalla macchina stessa, quindi anche lì è indipendente da dove volete cominciare. E potete, sapendo la regola dei 4 aghi, potete già cominciare ad impostare il vostro lavoro dall'ago numero 4. Non serve che iniziate al primo. Questo quantomeno vi dà, diciamo, un riferimento visivo su dove finire. E continuate così. Quindi in questo caso, questa è una 40 aghi, sapete che avete a disposizione 36 aghi massimo di pannello. Quindi quando dovete fare le misurazioni, misurate quanti sono 36 aghi in spessore, e poi sulla base di quello vedete insomma quanti pannelli vi servono. Quello se utilizzato una 40 aghi, ma stesso concetto vale per la 48 o altre macchine, anche per l'Addi. L'Addi è un pochino più precisa nella lavorazione a pannello, anche lì quando si utilizza lo switch a pannello, ma non è una cosa fondamentale. Vi ripeto, l'unica cosa che io adoro dell'Addi è che il contatore lavora in entrambi i passaggi, quindi in entrambe le direzioni. Qui, se non avete un contatore digitale con la calamita, i passaggi li conta, o non li contate affatto digitalmente, li dovete contare manualmente, perché macchine più piccole della 48, come vi ho detto, non hanno il contatore in preinstallato, mentre sulla 48 funziona in un verso solo quando funziona. Ok, quindi avete finito il progetto, dovete reinserire la lana di scarto, quindi fate lo stesso passaggio che abbiamo fatto adesso. Fate quanti numeri di passaggi vi servono per la lana di scarto, io consiglio sempre un minimo di 10 passaggi. E poi con la lana di scarto, come per qualsiasi altro progetto, basta semplicemente fare 2 passaggi a vuoto per rilasciare. Io qui non lo faccio perché non voglio, non ho utilità per questo esempio, però il concetto è, appunto, si fanno passaggio a vuoto e un altro di rilascio. E questo vi permette appunto di rilasciare il progetto. Ovviamente si arriccia su se stesso, è normale. Poi una volta che tirate si arriccerà anche un pochino di più, specie sui lati, ma queste sono cose normali. Poi più il progetto è piccolo, ovviamente più si arriccia. Però come anticipato prima, insomma, questo è facilmente aggiustabile una volta che si creano i bordini con l'uncinetto, o se state lavorando con più parti, quindi con più pannelli, e ovviamente la rifinitura all'uncinetto è l'ultima cosa che fate,
Quello che potete fare per facilitarvi, diciamo, la vita è fare il bloccaggio con il vapore. Quindi prendete tutti i vostri, le vostre parti di pannello, ponetele su o dei blocchi proprio di spugna appositi o anche semplicemente un asciugamano e con il vapore, anche semplicemente dal ferro da stiro, però fate attenzione a non poggiare il ferro da stiro sul filato perché utilizzare 100% acrilico si squaglia e lo bloccate così, quindi vi facilita un pochino più la lavorazione. Però questa è la lavorazione a pannello, non è complicata, serve solo un pochino di pratica. Quindi quando iniziate un lavoro, se fate tutto il giro e poi cominciate ad andare avanti e indietro, vedete che cadono i punti, è normale. Almeno 4 aghi libri ci vogliono tra un'estremità all'altra. Nel momento in cui decidete quanti aghi utilizzare, fate sempre attenzione ai 2 aghi finali, quindi da una parte e dall'altra, affinché non ci siano problemi che non raccolgono l'ago da lavoro o quant'altro, perché lì sono le parti in cui i problemi accadono più di frequente. Ragazzi, questo è tutto ciò che serve sapere sulla lavorazione a pannello. Quando fate progetti, specie se sono progetti che state creando voi dal nulla, e magari, non so, state facendo un maglione, ovviamente fa da sé che è buona cosa fare dei campioncini sulla macchina con il filato che volete utilizzare, perché questo vi dà una base di partenza misurando quanti giri, quanti passaggi avete fatto per lo spessore del pannello stesso, avete poi le proporzioni su quanti pannelli e quanti passaggi fare affinché il bestiario che magari state facendo sia della vostra misura. Io spero che sia un video per voi utile. Se avete domande, lasciate un commento. Io vi ricordo che c'è un gruppo Facebook italiano dedicato agli utenti italiani. Ovviamente tutti benvenuti, però diciamo che io lì ho voluto fare un ambiente made in Italy anche per semplificarci la vita nelle spiegazioni, nelle richieste d'aiuto, perché a volte il traduttore di Facebook lascia un po' il tempo che trova, quindi è un po' per capirci meglio. In più, ho visto che comunque le risorse in italiano scarseggiano, quindi volevo contribuire a questo. Quindi, se non vi siete già iscritti al canale e mi volete dare una mano a continuare a fare video in italiano, iscrivetevi, condividete, spargete parola, mettete un bel like. Sono tutte cose che costano, non costano nulla, ma ovviamente aiutano immensamente il canale. E venitemi a trovare sul gruppo Facebook. Trovate le indicazioni nel box commento sotto e anche nella tab community sul mio canale. Quindi lì sono dei post come si fa su Facebook dove metto un po' degli annunci, vi tengo un po' aggiornati, quindi lì ci sono anche i dettagli per il gruppo Facebook. E ragazzi, grazie a tutti e vi auguro un buon resto del vostro weekend. Ciao!